Amici di Roadbike 24, bentrovati! Finalmente è arrivato il Giro d'Italia, che è partito venerdì 6 maggio dall'Ungheria e dopo appena 3 giorni ci ha già fatto capire che sarà un'edizione veramente, veramente interessante. Prima di iniziare però volevo invitarvi anche ad andare a visitare il nostro sito internet che abbiamo appena lanciato, vi lascio il link qui sotto, e nel quale troverete anche un'intervista esclusiva che ci ha rilasciato l'Alpes in Phoenix di Mathieu van der Poel. Andatevi a leggere l'articolo. Vi ricordo anche a fine video che ci sarà il famoso quesito del giorno come sempre. Torniamo a noi però, dicevamo, Ungheria, la partenza del Giro è venuta proprio da questo paese che ha dimostrato un entusiasmo incredibile nei confronti della Corsa Rosa e a testimoniarlo sono state le migliaia di persone lungo le strade in questi 3 giorni. Alla partenza tutti gli occhi erano puntati su Mathieu van der Poel, il favorito di giornata, che dopo aver conquistato la maglia gialla al suo primo Tour de France lo scorso anno, era alla ricerca della prima maglia rosa della sua carriera. Il finale della prima tappa, con arrivo al castello di Visegrad, si diceva totalmente le sue caratteristiche. E ormai possiamo dire che Mathieu è un uomo e una certezza, perché ha rispettato il pronostico e ha tagliato l'arrivo davanti a un ottimo girmai, ma è arrivato veramente stremato e non ha avuto neanche la forza di esultare. I 9 km invece della crono hanno riservato una bella sorpresa. Simon Yates ha trionfato, pensate, davanti anche al favorito di giornata Dumoulin, balzando al secondo posto in classifica e finendo davanti a uno strepitoso Mathieu van der Poel che ha fatto un'altra prestazione sontuosa. Pensate che negli ultimi 1300 metri ha spinto un wattaggio medio di 570 watt, che tradotto sono più di 7 watt pro chilo. E da segnalare anche l'ottima prestazione di Vincenzo Nibali che ha chiuso dodicesimo, lui che comunque non è uno specialista delle crono e ci fa ben sperare per la tappa sull'Etna che sicuramente dirà la sua. Ma sto cappellino vi piace o non vi piace? Fatemelo sapere, eh? L'ultimo giorno in Ungheria invece tappa piatta e noiosissima per velocisti, ci ha però restituito un Mark Cavendish dominante in volata e pensate, è la sua 16ª vittoria al Giro d'Italia dopo 9 anni dall'ultima. Martedì si riparte dall'Italia, tappa con arrivo sull'Etna e poi attenzione a domenica prossima che ci sarà la tappa con l'arrivo sul Blockhaus. Veniamo quindi al quesito, anzi ai quesiti del giorno. Il primo quesito è: secondo voi, alla fine della prossima settimana chi avrà la maglia rosa sulle spalle? Secondo quesito, quale sarà l'italiano che si piazzerà meglio durante la prossima settimana? Fateci sapere nei commenti, ovviamente se vi è piaciuto il video commentatelo, mettete mi piace, condividetelo e ricordatevi sempre di seguirci sui nostri social che vi indico qui sotto. Buon giro!